Va bene, buongiorno a tutti. Vedo che c'è una partecipazione limitata, verrebbe da dire pochi ma buoni, ma viene anche una battuta forse già in tema con il romanzo, perché se non mi ricordo male Manzoni si augurava 30 lettori, dico, noi auguriamoci 30 ascoltatori almeno così nel corso del reading. Comunque, grazie agli organizzatori del Festival della Geografia che hanno pensato ai gruppi di lettura della biblioteca e ci hanno proposto appunto questa iniziativa nell'ambito del Festival. Abbiamo pensato un po' a che cosa leggere, poi alla fine, dopo aver vagliato un po' di proposte, ci siamo fermate e abbiamo deciso di leggere I Promessi Sposi considerandolo la geografia letteraria più vicina a noi, cioè il paesaggio che Manzoni descrive ripetutamente, anche in modo molto, come dire, con un grande afflato nel corso del romanzo, è il nostro paesaggio, sono i monti che vediamo quando guardiamo verso nord, è la strada che da Lecco, prima un pezzo sul fiume, sull'Adda e poi camminando, da Lecco passa per Monza e arriva a Milano nella fuga di Renzo Tramaglino. Per cui, questo è il motivo per cui riproponiamo questo grande classico della letteratura italiana. C'è un gruppo di persone che è disponibile a leggere e quindi ci siamo un po' suddivisi i brani, però l'invito, nel vero spirito del reading, è di chiedere a tutti i presenti di leggere, basta alzare la mano e verrà ceduto immediatamente un pezzo. Iniziamo dal capitolo primo, abbiamo deciso di iniziare con l'incipit e poi leggeremo il capitolo ottavo e il capitolo undicesimo, che sono due punti nodali del romanzo e nei quali il paesaggio, la descrizione è molto presente. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a segni, a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene, quasi a un tratto, a ristringersi e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancora più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi il nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi dal deposito in nuovi golfi e in nuovi segni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di San Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega, talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di sulle mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto a un tal contrassegno in quella lunga e vasta giogaia dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggi e in valloncelli, inerte e in spianate, secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro dell'acqua. Il lembo estremo, tagliato dalle foci dei torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni, il resto campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali, in qualche parte boschi che si prolungano su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa. Un gran borgo al giorno d'oggi e che si cammina a diventare città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello e aveva perciò l'onore d'alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito e a qualche padre e, sul finir dell'estate, non mancava mai di spandersi nelle vigne per diradar l'uva e alleggerire a contadini le fatiche della vendemmia. Dall'una all'altra di quelle terre, dall'altura alla riva,
da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non ne scoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte, ogni tanto elevate su terrapieni aperti, e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che diversi punti pigliano più o meno della vasta scena circostante, e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua. Di qua l'agro, chiuso all'estremità o piuttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano a uno allo sguardo e che l'acqua riflette capovolti coi paesetti posti sulle rive. Di là un braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra monti che l'accompagnano, degradando via via e perdendosi quasi anch'essi nell'orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate quei vari spettacoli vi fa spettacolo da ogni parte. Il monte di cui passeggiate le falde vi svolge al di sopra, d'intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in giochi ciò che vi era sembrato prima un sol giogo e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si presentava sulla costa. E l'ameno, il domestico di quelle falde, tempera gradevolmente il selvaggio e orna via più il magnifico dell'altre vedute. No, no. Carneade, chi era costui? Ruminava tra sé Don Abbondio, seduto sul suo seggiolone, in una stanza del piano superiore, con un libricciolo aperto davanti, quando Perpetua entrò a portargli l'imbasciata. Carneade, questo nome mi par bene d'averlo letto e sentito. Doveva essere un uomo di studio, un letteratore del tempo antico. È un nome di quelli. Ma chi diavolo era costui? Tanto il povero uomo era lontano da prevedere che burrasca gli si addensasse sul capo. Bisogna sapere che Don Abbondio si dilettava di leggere un pochino ogni giorno e un curato suo vicino, che aveva un po' di libreria, gli prestava un libro dopo l'altro, il primo che gli veniva alle mani. Quello su cui meditava in quel momento Don Abbondio, convalescente della febbre e dello spavento, anzi più guarito quanto alla febbre, che non volesse lasciar credere, era un panegirico in onore di San Carlo, detto con molta enfasi e udito con molta ammirazione nell'uomo di Milano 2 anni prima. Il santo v'era paragonato per l'amore allo studio ad Archimede. E fin qui Don Abbondio non trovava inciampo, perché Archimede ne ha fatte di così curiose, ha fatto dir tanto di sé che per saperne qualche cosa non c'è bisogno d'un'erudizione molto vasta. Ma dopo Archimede l'oratore chiamava paragone anche Carneade e lì il lettore era rimasto arrenato. In quel momento entrò Perpetua ad annunziare la visita di Tonio. Quest'ora, disse anche Don Abbondio, come era naturale, cosa vuole? Non hanno discrezioni, ma se non lo piglia al volo, già, se non lo piglio ora, chissà quando lo potrò pigliare. Fatelo venire. Ehi, ehi, siete voi ben sicura che sia proprio lui? Diavolo, rispose Perpetua, e scese, aprì l'uscio e disse, dove siete? Tonio si fece vedere, e nello stesso tempo venne avanti anche Agnese, e salutò Perpetua per nome. Buonasera Agnese, disse Perpetua. Di dove si viene a quest'ora? Vengo da... e nominò un paesetto vicino. E se sapeste, continuò, mi sono fermata di più, appunto in grazia vostra. O perché? Domandò Perpetua.
e voltandosi ai due fratelli, «Entrate», disse, «che vengo anch'io». «Perché?» rispose Agnese. «Una donna di quelle che non sanno le cose e vogliono parlare, credereste? S'ostinava a dire che voi non vi siete maritato con Beppe Solavecchia, né con Anselmo Lunghigna, perché non v'hanno voluta. Io sostenevo che siete stata voi che li avete rifiutati, l'uno e l'altro. Sicuro, ho la bugiarda, la bugiardona, chi è costei? Non me lo domandate, che non mi piace metter male. Me lo direte, me l'avete a dire, ho la bugiarda. Basta, non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non saper bene tutta la storia per confonder con lei. Ma guardate se si può inventare a questo modo», esclamò di nuovo Perpetua e riprese subito. «In quanto a Beppe, tutti lo sanno e hanno potuto vedere. Ehi, Tonio, accostate l'uscio e salite pure che vengo». Tonio, di dentro, rispose di sì e Perpetua continuò la sua narrazione appassionata. In faccia all'uscio di Don Abbondio s'apriva tra due casipole una stradetta che, finite quelle, portava in un campo. Agnese vi s'avviò come se volesse tirarsi alquanto in disparte per poter parlare più liberamente, e Perpetua dietro. Quando ebbero voltato e furono in luogo donde non si poteva più vedere ciò che accadesse davanti alla casa di Don Abbondio, Agnese tossì forte. Era il segnale. Renzo lo sentì, fece coraggio a Lucia con una stretta di braccio e tutte e due, in punta di piedi, vennero avanti, rasentando il muro, zitti zitti. Arrivarono all'uscio, lo spinsero adagino. Cheti e chinati entrarono nell'ambito dove erano i due fratelli ad aspettare. Renzo accostò di nuovo l'uscio pian piano e tutte e quattro su per le scale, non facendo rumore neppur per uno. Giunti sul pianerotto, i due fratelli si avvicinarono all'uscio della stanza, che era di fianco alla scala. Gli sposi si strinsero al muro. «Deo gratias!» disse Tonio a voce chiara. «Tonio, entrate!» rispose la voce di dentro. Il chiamato aprì l'uscio, appena quanto bastava per poter passare lui e il fratello, a un per volta. La striscia di luce che uscì d'improvviso per quell'apertura e si disegnò sul pavimento oscuro del pianerottolo fece riscuotere Lucia come se fosse scoperta. Entrati i fratelli, Tonio si tirò dietro l'uscio. Gli sposi rimasero immobili nelle tenebre, con le orecchie tese, tenendo il fiato. Il rumore più forte era il martellare che faceva il povero cuore di Lucia. Don Abbondio stava, come abbiamo detto, su una vecchia seggiola ravvolto in una vecchia zimarra, con in capo una vecchia papalina che gli faceva cornice intorno alla faccia al lume scarso di una piccola lucerna. Due folte ciocche di capelli che gli scappavano fuori dalla papalina, due folti sopracigli, due folti baffi, un folto pizzo, tutti canuti, e sparsi su quella faccia bruna e rugosa, potevano assomigliarsi a ciaspugli coperti di neve, sporgenti da un dirupo al chiaro di luna. «Ah ah!» fu il suo saluto, mentre si levava gli occhiali e li riponeva nel libricciolo. «Dirai il signor curato che sono venuto tardi», disse Tonio inchinandosi, come pure fece, ma più goffamente, Gervaso. «Sicuro che è tardi, tardi in tutte le maniere. Lo sapete che sono ammalato?» «Oh, mi dispiace!» «L'avrete sentito dire? Sono ammalato e non so quando potrò lasciarmi vedere. Ma perché vi siete condotto dietro quel figliuolo?» «Così, per compagnia, signor curato. Basta, vediamo. Sono 25 berlinghe nuove, di quelle col Sant'Ambrogio a cavallo», disse Tonio, levandosi un involtino di tasca. «Vediamo», replicò Don Abbondio, e, preso l'involtino, si rimesse gli occhiali, l'aprì, cavò le berlinghe, le contò, le voltò, le rivoltò, le trovò senza difetto.
Ora il signor curato mi darà la collana della mia Tecla. È giusto, rispose Don Abbondio. Poi andò a un armadio, si levò una chiave di tasca e, guardandosi intorno come per tenere lontani gli spettatori, aprì una parte di sportello, riempì l'apertura con la persona, mise dentro la testa per guardare e un braccio per prendere la collana. La prese e, chiuso l'armadio, la consegnò a Tonio dicendo: «Va bene?» «Ora», disse Tonio, «si contenti di mettere un po' di nero sul bianco?» «Anche questa», disse Don Abbondio, «le sanno tutte. Come è divenuto sospettoso il mondo? Non vi fidate di me?» «Come, signor curato, se io mi fido? Lei mi fa torto. Ma siccome il mio nome è sul suo libraccio dalla parte del debito, dunque, già che ha già avuto l'incomodo di scrivere una volta, così, dalla vita alla morte...» «Bene, bene», interrompe Don Abbondio, e brontolando tirò una cassetta del tavolino, levò fuori carta, penna e calamaio e si mise a scrivere, ripetendo viva voce le parole di mano in mano che gli uscivano dalla penna. Frattanto Tonio e a un suo cenno Gervaso si piantarono ritti davanti al tavolino in maniera di impedire allo scrivente la vista dell'uscio e, come per ozio, andavano stropicciando dei piedi il pavimento per dar segno a quelli che erano fuori d'entrare e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Don Abbondio, immerso nella sua scrittura, non badava ad altro. Allo stropiccio dei quattro piedi, Renzo prese un braccio di Lucia, lo strinse per darle coraggio e si mosse, tirandosela dietro tutta tremante, che da sé non vi sarebbe potuto venire. Entrarono pian piano, in punta di piedi, trattenendosi il respiro, e si nascosero dietro i due fratelli. Intanto Don Abbondio, finito di scrivere, rilesse attentamente, senza alzare gli occhi dalla carta, la piegò in quattro, dicendo: «Ora siete contento?» E levatosi con una mano gli occhiali al naso, la porse con l'altra a Tonio, alzando il viso. Tonio, allungando la mano per prendere la carta, si ritirò da una parte, Gervaso a un suo cenno dall'altra. E nel mezzo, come a dividersi di una scena, apparvero Renzo e Lucia. Don Abbondio vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, si infuriò, pensò, prese una risoluzione. Tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole: «Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie». Le sue labbra non erano ancora tornate a posto e Don Abbondio, lasciando cadere la carta, aveva già afferrata e alzata una mancina alla lucerna, ghermita con la dritta il tappeto del tavolino e tiratelo a sé con furia, buttandolo in terra il libro, la carta che non aveva il polverino e alzando tra il sento e il tavolino si era avvicinato a Lucia. La poveretta con quella sua voce soave e allora tutta tremante aveva appena potuto proferire «E questo?» che Don Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso per impedirle di pronunziare intera la formula. E subito, lasciata cadere la lucerna che teneva nell'altra mano, si aiutò anche con quella a imbacuccarla col tappeto, che quasi la soffocava, e intanto gridava quanto ne aveva in canna: «Perpetua! Perpetua! Tradimento! Aiuto!» Il lucignolo, che moriva sul pavimento, mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale, affatto smarrita, non tentava neppure di svolgersi e poteva parere una statua abbozzata in creta sulla quale l'artefice ha gettato un umido panno. Cessata ogni luce, Don Abbondio lasciò la poveretta e andò cercando a tastoni l'uscio che metteva a una stanza più interna. Lo trovò, entrò in quella, si chiuse dentro, gridando tuttavia:
Perpetua! Tradimento! Aiuto! Fuori da questa casa! Fuori da questa casa! Nell'altra stanza tutto era confusione. Renzo, cercando di fermare il curato e remando con le mani come se facesse a mosca cieca, era arrivato all'uscio e picchiava gridando: «Apra, apra, non faccia schiamazzo!» Lucia chiamava Renzo con voce fioca e diceva pregando: «Andiamo, andiamo, per l'amor di Dio!» Tonio, Carpone, andava spazzando con le mani il pavimento per vedere di raccapezzare la sua ricevuta. Gervaso, spiritato, gridava e saltellava, cercando l'uscio di scala per uscire a salvamento. In mezzo a questo serra-serra non possiamo lasciare di fermarci un momento a fare una riflessione. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi si era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l'apparenza d'un oppressore. Eppure, in fin dei conti, era l'oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente ai fatti suoi, parrebbe la vittima. Eppure, in realtà, era lui che faceva un sopruso. Così va spesso il mondo. Voglio dire, così andava nel secolo XVII. L'assediato, vedendo che il nemico non dava segno di ritirarsi, aprì una finestra che guardava sulla piazza della chiesa e si diede a gridare: «Aiuto! Aiuto!» Era il più bel chiaro di luna. L'ombra della chiesa e più in fuori l'ombra lunga e acuta del campanile si stendeva bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza. Ogni oggetto si poteva distinguere, quasi come di giorno. Ma fin dove arrivava lo sguardo non appariva indizio di persona vivente. Contiguo però al muro laterale della chiesa e appunto dal lato che rispondeva verso la casa parrocchiale era un piccolo abituro, un bugigattolo, dove dormiva il sacrestano. Fu questo riscosso da quel disordinato grido, fece un salto, scese il letto in furia, aprì l'impannata ad una sua finestrina, mise fuori la testa con gli occhi tra i peli e disse: «Cosa c'è? Correte, Ambrogio, aiuto, gente in casa!» gridò verso lui Don Abbondio. «Vengo subito!» rispose quello. Tirò indietro la testa, richiuse la sua impannata e quantunque mezzo tra il sonno e più che mezzo sbigottito, trovò su due piedi un espediente per dare più aiuto di quello che gli si chiedeva, senza mettersi lui nel tafferuglio, quale si fosse. Da ripiglio alle brache che teneva sul letto, se le caccia sotto il braccio come un cappello di gala e giù balzelloni per una scaletta di legno. Corre al campanile, afferra la corda delle più grossa di due campanette che c'erano e suona a martello. Ton, 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 ton. I contadini balzano a sedere sul letto. I giovinetti sdraiati sul fienile tendono l'orecchio, si rizzano. Cos'è? Cos'è? Campana martello? Fuoco? Ladri? Banditi? Molte donne consigliano, pregano i mariti di non muoversi, di lasciar correre gli altri. Alcuni s'alzano e vanno alla finestra. I poltroni, come se si arrendessero alle preghiere, ritornano sotto. I più curiosi e i più bravi scendono a prendere le forche e gli schioppi per correre al rumore. Altri stanno a sedere. Ma prima che quelli fossero all'ordine,
Prima anzi che fosse vendesti, il rumore era giunto agli orecchi di altre persone che vegliavano non lontano, ritte e vestite. I bravi in un luogo, Agnese Perpetua in un altro. Diremo prima brevemente ciò che facessero coloro dal momento in cui li abbiamo lasciati, parte nel casolare e parte all'osteria. Questi tre, quando videro tutti gli usci chiusi e la strada deserta, uscirono in fretta, come se si fossero avvisti d'aver fatto tardi, e dicendo di voler andare subito a casa, diedero una giravolta per il paese per venire in chiaro se tutti erano ritirati. E infatti non incontrarono anima vivente, né sentirono il più piccolo strepito. Passarono anche pian piano davanti alla nostra povera casetta, la più quieta di tutte, giacché non c'era più nessuno. Andarono allora diviato al casolare e fecero la loro relazione al signor Griso. Subito questo si mise in testa un cappellaccio, sulle spalle un sarrocchino di tela incerata sparso di conchiglie, prese un bordone da pellegrino e disse: «Andiamo da bravi, zitti e attenti agli ordini». Si incamminò il primo, gli altri dietro, e in un momento arrivarono alla casetta per una strada opposta a quella per cui se n'era allontanata la nostra brigatella, andando anch'essa alla sua spedizione. Il Griso trattenne la truppa alcuni passi lontani, andò innanzi solo ad esplorare e, visto tutto deserto e tranquillo di fuori, fece venire avanti due di quei tristi. Diede loro ordine di scalare adagino il muro che chiudeva il cortiletto e, calati dentro, nascondersi in un angolo dietro un folto fico sul quale aveva messo l'occhio la mattina. Ciò fatto, picchiò pian piano con intenzione di dirsi un pellegrino smarrito che richiedeva ricovero fino a giorno. Nessuno risponde, ripicchia un poco più forte, nemmeno uno zitto. Allora va a chiamare un terzo malandrino, lo fa scendere nel cortiletto come gli altri due, con l'ordine di sconficcare adagio il paletto per aver libero l'ingresso e la ritirata. Tutto si eseguisce con gran cautela e con prospero successo. Va a chiamare gli altri, li fa entrare con sé, li manda a nascondersi accanto ai primi, accosta adagio adagio l'uscio di strada, vi posta due sentinelle di dentro e va diritto all'uscio del terreno. Picchia anche lì e aspetta. E poteva ben aspettare. Sconficca pian pianissimo anche quell'uscio. Nessuno di dentro dice: «Chi va là?». Nessuno si fa sentire. Meglio non può andare. Avanti dunque. Chiama quel del fico, entra con loro nella stanza terrena dove la mattina aveva scelleratamente accattato quel pezzo di pane. Cava fuori esca, pietra, acciarino e zolfanelli, accende un suo lanternino, entra nell'altra stanza più interna per accertarsi che nessuno ci sia. Non c'è nessuno. Torna indietro, va all'uscio di scala, guarda, porge l'orecchio. Solitudine e silenzio. Lascia due altre sentinelle a terreno. Si fa venire dietro il grignapoco, che era un bravo del contado di Bergamo, il quale solo doveva minacciare, acchetare, comandare, essere insomma il dicitore, affinché il suo linguaggio potesse far credere ad Agnese che la spedizione veniva da quella parte. Con costui al fianco e gli altri dietro, il Griso sale adagio adagio, bestemmiando in cuor suo ogni scalino che scricchiolasse, ogni passo di quei mascalzoni che facesse rumore. Finalmente è in cima. Qui giace la lepre. Spinge mollemente l'uscio che mette alla prima stanza. L'uscio cede, si fa spiraglio,
vi mette l'occhio, è buio, vi mette l'orecchio per sentire se qualcheduno russa, fiata, brulica là dentro. Niente. Dunque, avanti. Si mette la lanterna davanti al viso per vedere, senza essere veduto. Spalanca l'uscio. Vede un letto. Addosso. Il letto è fatto e spianato con la rimboccatura rovesciata e composta sul capezzale. Si stringe nelle spalle, si volta alla compagnia, accenna loro che va a vedere nell'altra stanza e che gli venga indietro pian piano. Entra, fa le stesse cerimonie, trova la stessa cosa. «Che diavolo è questo?» dice allora. «Che qualche cane traditore abbia fatto la spia?» Si mettono tutti, con men cautela, a guardare, a tastare per ogni canto, buttano sotto sopra la casa. Mentre costoro sono in tali faccende, i due, che fanno la guardia all'uscio di strada, sentono un calpestio di passini frettolosi che si avvicinano in fretta. Si immaginano che chiunque sia passerà diritto. Stan quieti e a buon conto si mettono allerta. Infatti il calpestio si ferma appunto all'uscio. Era Menico, che veniva di corsa, mandato dal padre Cristoforo ad avvisare le due donne che, per l'amor del cielo, scappassero subito di casa e si rifugiassero al convento perché... Il perché lo sapete. Prende la maniglia del paletto per picchiare e se lo sente tentennare in mano, schiodato e sconficcato. «Che è questo?» pensa, e spinge l'uscio con paura. Quello s'apre. Menico mette il piede dentro, in gran sospetto, e si sente a un punto acchiappar per le braccia e due voci sommesse, a destra e a sinistra, che dicono in tono minaccioso «Zitto o sei morto!» Lui invece caccia un urlo. Uno di quei malandrini gli mette una mano alla bocca, l'altro tira fuori un coltellaccio per fargli paura. Il garzoncello trema come una foglia e non tenta neppure di gridare. Ma tutto un tratto, invece di lui, e con ben altro tono, si fa sentire quel primo tocco di campana così fatto e dietro una tempesta di rintocchi in fila. Chi è in difetto è in sospetto, dice il proverbio milanese. All'uno e all'altro furfante parve di sentire in quei tocchi il suo nome, cognome e soprannome. Lasciano andare le braccia di Menico, ritirano le loro in furia, spalancano la mano e la bocca, si guardano in viso e corrono alla casa, dove era il grosso della compagnia. Menico via a gambe per la strada, alla volta del campanile, dove a buon conto qualcheduno ci doveva essere. Agli altri furfanti, che frugavano la casa dall'alto al basso, il terribile tocco fece la stessa impressione. Si confondono, si scompigliano, s'urtano a vicenda. Ognuno cerca la strada più corta per arrivare all'uscio. Eppure era tutta gente provata e avvezza a mostrare il viso, ma non poterono star saldi contro un pericolo indeterminato e che non si era fatto vedere un po' da lontano prima di venir loro addosso. Ci volle tutta la superiorità del griso a tenerli insieme, tanto che fosse ritirata e non fuga. Come il cane che scorta una mandra di porci, corre or qua or là a quei che si sbandano, ne addenta uno per un orecchio e lo tira in mischiera, ne spinge un altro col muso, abbaia un altro che esce di fila in quel momento, così il pellegrino acciuffa un di coloro che già toccava la soglia e lo strappa indietro, caccia indietro col bordone uno e un altro che si avvia da quella parte, grida agli altri che corrono qua e là senza saper dove, tanto che li raccozzò tutti nel mezzo del cortiletto. «Presto, presto!» Pistola in mano, coltelli in pronto, tutti insieme e poi andremo, così si va. «Chi volete che ci tocchi, se stiamo bene insieme, sciocconi? Ma se ci lasciamo acchiappare a uno, anche i villani ce ne daranno. Vergogna, dietro a me e uniti!» Dopo questa breve aringa si mise alla fronte e uscì il primo. La casa, come abbiamo detto, era in fondo al villaggio. Il griso prese la strada che metteva fuori e tutti gli andarono dietro in buon ordine.
Lasciamoli andare e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua, che abbiamo lasciate in una certa stradetta. Agnese aveva procurato di allontanar l'altra dalla casa di Don Abbondio, il più che fosse possibile, e fino a un certo punto la cosa era andata bene, ma tutto a un tratto la serva si era ricordata dell'uscio rimasto aperto e aveva voluto tornare indietro. Non c'era che ridire. Agnese, per non farle nascere qualche sospetto, aveva dovuto voltar con lei e andarle dietro, cercando di trattenerla ogni volta che la vedesse riscaldata ben bene nel racconto di quei tali matrimoni andati a monte. Mostrava di darle molta udienza e, ogni tanto, per far vedere che stava attenta o per ravviare il cicalio, diceva: «Sicuro, adesso capisco, va benissimo, è chiara, e poi? E lui? E voi?» Ma intanto faceva un altro discorso con se stessa. «Saranno usciti a quest'ora o saranno ancora dentro? Che sciocchi che siamo stati tutte e tre a non concertar qualche segnale per avvisarmi quando la cosa fosse riuscita. È stata proprio grossa, ma è fatta. Ora non c'è altro che tener costei a bada più che posso. Alla peggio sarà un po' di tempo perduto». Così a corserelle affermatine erano tornate poco distante dalla casa di Don Abbondio, la quale però non vedevano per ragione di quella cantonata, e Perpetua, trovandosi a un punto importante del racconto, si era lasciata fermare senza far resistenza, anzi senza vedersene, quando tutto a un tratto si sentì venir rimbombando dall'altro, nel vano immoto dell'aria, per l'ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di Don Abbondio: «Aiuto! Aiuto!» «Misericordia, cos'è stato?» gridò Perpetua e volle correre. «Cosa c'è? Cosa c'è?» disse Agnese, tenendola per la sottana. «Misericordia, non avete sentito?» replicò quella svincolandosi. «Ma cosa c'è? Cosa c'è?» ripeté Agnese afferrandola per un braccio. «Diavolo di una donna!» esclamò Perpetua, respingendola per mettersi in libertà, e prese la rincorsa. Quando più lontano, più acuto, più istantaneo, si sentì l'urlo di Menico. «Misericordia!» grida anche Agnese, e di galoppo dietro l'altra. Avevano quasi appena alzati i calcani quando scoccò la campana. Un tocco, e due, e tre, e seguita. Sarebbero stati sproni se quelle ne avessero avuto bisogno. Perpetua arriva un momento prima dell'altra. Mentre vuol spingere l'uscio si spalanca di dentro e sulla soglia compariscono Tonio, Gervaso, Renzo, Lucia, che trovata la scala erano venuti giù a saltelloni, e sentendo poi quel terribile scampanio correvano in furia a mettersi in salvo. «Cosa c'è? Cosa c'è?» domandò Perpetua ansante ai fratelli, che le risposero con un urtone e scantonarono. «E voi? Come? Che fate voi qui?» domandò poscia all'altra coppia quando l'ebbe raffigurata. Ma quelli pure uscirono senza rispondere. Perpetua, per accorrere dove il bisogno era maggiore, non domandò altro. Entrò in fretta nell'andito e corse, come poteva al buio, verso la scala. I due sposi, rimasti promessi, si trovarono in faccia Agnese, che arrivava tutta affannata. «Ah, siete qui!» disse questa, cavando fuori la parola a stento. «Com'è andata? Cos'è la campana? Mi pare di aver sentito...» a casa!» diceva Renzo, «prima che venga gente!» E s'avviavano. Ma arriva Menico di corsa. Li riconosce, li ferma e, ancor tutto tremante, con voce mezza fioca, dice: «Ma dove andate? Indietro, indietro, per di qua al convento!» «Sei tu che...» cominciava Agnese. «Cosa c'è d'altro?» domandava Renzo. Lucia, tutta smarrita, taceva e tremava. «C'è il diavolo in casa!» riprese Menico ansante. «Io li ho visti io, mi hanno voluto ammazzare, l'ha detto il padre Cristoforo, e anche voi! Renzo ha detto che veniate subito, e poi li ho visti io, provvidenza che vi trovo tutti qui! Vi dirò poi, quando saremo fuori.» Renzo, che era il più in sé di tutti,
Pensò che di qua o di là conveniva andar subito, prima che la gente accorresse, e che la più sicura era di far ciò che Menico consigliava, anzi, comandava con la forza d'uno spaventato. Per strada, poi, e fuori del pericolo, si potrebbe domandare al ragazzo una spiegazione più chiara. «Cammina avanti», gli disse. «Andiamo con lui», disse alle donne. Voltarono, si incamminarono in fretta verso la chiesa, attraversarono la piazza, dove, per grazia del cielo, non c'era ancora anima vivente. Entrarono in una stradetta che era tra la chiesa e la casa di Don Abbondio, al primo buco che videro in una siepe, dentro e via per i campi. Non si erano forse allontanati un 50 passi, quando la gente cominciò ad accorrere sulla piazza e ingrossava ogni momento. Si guardavano in viso gli uni con gli altri, ognuno aveva una domanda da fare, nessuno una risposta da dare. I primi arrivati corsero alla porta della chiesa, era serrata, corsero al campanile di fuori e uno di quelli, messa la bocca a un finestrino, una specie di feritoia, cacciò dentro un «Che diavolo c'è?». Quando Ambrogio sentì una voce conosciuta, lasciò andare la corda e, assicurato da ronzio, che era corso molto popolo, rispose «Vengo ad aprire». Si mise in fretta l'arnese che aveva portato sotto il braccio, venne dalla parte di dentro alla porta della chiesa e l'aprì. «Cos'è tutto questo fracasso? Cos'è? Dov'è? Chi è?» «Ma come chi è?» disse Ambrogio, tenendo con una mano un battente della porta e con l'altra il lembo di quel tale arnese che si era messo così in fretta. «Come non lo sapete? Gente in casa del signor curato. Animo, figliuoli, aiuto!» Si voltano tutti a quella casa, vi si avvicinano in folla, guardano in su, stanno in orecchi, tutto quieto. Altri corrono dalla parte dove c'era l'uscio. È chiuso e non par che sia stato toccato. Guardano in su anche loro, non c'è una finestra aperta, non si sente uno zitto. «Chi è là dentro? Oè, oè, signor curato, signor curato!» Don Abbondio, il quale appena accortosi della fuga degli invasori, si era ritirato dalla finestra e l'aveva rinchiusa, e in questo momento stava a bisticciar sottovoce con Perpetua, che l'aveva lasciato solo in quell'imbroglio, dovette, quando si sentì chiamare a voce di popolo, venir di nuovo alla finestra e, visto che il gran soccorso, si pentì di averlo chiesto. «Cos'è stato? Che le hanno fatto? Chi sono costoro? Dove sono?» gli veniva gridato da 50 voci a un tratto. «Non c'è più nessuno, vi ringrazio, tornate pure a casa». «Ma chi è stato? Dove sono andati? Che è accaduto?» «Cattiva gente, gente che gira di notte, ma sono fuggiti, tornate a casa, non c'è più niente». «Un'altra volta, figlioli, vi ringrazio del vostro buon cuore». E detto questo si ritirò e chiuse la finestra. Qui alcuni cominciarono a brontolare, altri a canzonare, altri a sagrare, altri si stringevano le spalle e se ne andavano. Quando arriva uno tutto trafelato, che stentava a formar le parole, stava costui di casa quasi di rimpetto alle nostre donne ed essendosi a rumore affacciato alla finestra, aveva veduto nel cortiletto quello scompiglio dei bravi quando il griso s'affannava a raccoglierli. Quando ebbe ripreso fiato gridò: «Che fate qui, figlioli? Non è qui il diavolo, è giù in fondo alla strada, alla casa di Agnese Mondella. Gente armata, son dentro, par che vogliono ammazzare un pellegrino, chissà che diavolo c'è. Che? E cominciava una consulta tumultuosa. «Bisogna andare, bisogna vedere, quanti sono, quanti siamo, chi sono? Il console, son qui», risponde il console di mezzo alla folla. «Son qui, ma bisogna aiutarli, bisogna ubbidire. Presto, dov'è Sagrestano? Alla campana, presto, uno che corra all'ecco a cercare soccorso. Venite qui tutti». Chi accorre, chi sguizza tra uomo e uomo e se la batte, il tumulto era grande,
quando arriva un altro che li aveva veduti partire in fretta e grida: «Correte figlioli, ladri o banditi che scappano con un pellegrino, sono già fuori dal paese, addosso, addosso!» A questo avviso, senza aspettare gli ordini del capitano, si muovono in massa e giù alla rinfusa per la strada. Di mano in mano che l'esercito s'avanza, qualcheduno di quei dell'avanguardia rallenta il passo, si lascia sopravanzare e si ficca nel corpo della battaglia. Gli ultimi spingono innanzi. Lo sciame confuso giunge finalmente al luogo indicato. Le tracce dell'invasione erano fresche e manifeste. L'uscio spalancato, la serratura sconficcata, ma gli invasori erano spariti. Si entra nel cortile e si va all'uscio del terreno, aperto e sconficcato anche quello. Si chiama: «Agnese, Lucia, il pellegrino, dov'è il pellegrino?» «L'avrà sognato Stefano, il pellegrino.» «No, no, l'ha visto anche Carlandrea.» «Oh, pellegrino, Agnese, Lucia.» Nessuno risponde. «Le hanno portate via, le hanno portate via.» Ci fu allora di quelli che, alzando la voce, proposero di inseguire i rapitori, che era un'infamità e sarebbe una vergogna per il paese se ogni bergone potesse, a man salva, venire a portar via le donne come il nebbio i pulcini da un'aria deserta. Nuova consulta e più tumultuosa, ma uno, e non si seppe mai bene chi fosse stato, gettò nella brigata una voce che Agnese e Lucia si erano messe in salvo in una casa. La voce corse rapidamente e ottenne credenza. Non si parlò più di dar la caccia ai fuggitivi. E la brigata si sparpagliò andando ognuno a casa sua. Era un bisbiglio, uno strepito, un picchiare, un aprir d'usci, un apparire, uno sparire di lucerne, un interrogare di donne dalle finestre, un rispondere dalla strada. Tornata questa deserta e silenziosa, i discorsi continuarono nelle case e morirono negli sbadigli, per ricominciare poi la mattina. Fatti però non ce ne fu altri, se non che quella medesima mattina il console, stando nel suo campo col mento in una mano e il gomito appoggiato sul manico della vanga mezza ficcata nel terreno e con un piede sul vangile, tanto, dico, a speculare tra sé sui misteri della notte passata e sulla ragion composta di ciò che gli toccasse fare e di ciò che gli convenisse fare, vide venirsi incontro due uomini d'assai gagliarda presenza, chiomati come due re dei Franchi della prima razza, e somigliantissimi nel resto a quei due che 5 giorni prima avevano affrontato Don Abbondio, seppur non erano quei medesimi. Costoro, con un fare ancor men cerimonioso, intimarono al console che guardasse bene di non far deposizione al podestà dell'accaduto, di non rispondere il vero caso ne venisse interrogato, di non ciarlare, di non fomentare le ciarle dei villani, per quanto aveva cara la speranza di morir di malattia. I nostri fuggiaschi camminarono un pezzo di buon trotto, in silenzio, voltandosi ora l'uno ora l'altro a guardare se nessuno li inseguiva, tutti in affanno per la fatica della fuga, per il batticuore e per la sospensione in cui erano stati, per il dolore della cattiva riuscita, per l'apprensione confusa del nuovo oscuro pericolo. E ancor più in affanno li teneva l'incalzare continuo di quei rintocchi, i quali, quanto per l'allontanarsi venivano più fiochi e ottusi, tanto pareva che prendessero un non so che di più lugubre e sinistro. Finalmente cessarono. I fuggiaschi allora, trovandosi in un campo disabitato e non sentendo un alito all'intorno, rallentarono il passo. E fu la prima Agnese che, ripreso fiato, ruppe il silenzio, domandando a Renzo com'era andata, domandando a Menico cosa fosse quel diavolo in casa. Renzo raccontò brevemente la sua trista storia.
e tutte e tre si voltarono al fanciullo, il quale riferì più espressamente l'avviso del padre e raccontò quello che gli stesso aveva veduto e rischiato e che purtroppo confermava l'avviso. Gli ascoltatori compresero più di quel che Menico avesse saputo dire. A quella scoperta si sentirono rabbrividire. Si fermarono tutte e tre a un tratto, si guardarono in viso l'un con l'altro, spaventati. E subito, con un movimento unanime, tutte e tre posero una mano, chi sul capo, chi sulle spalle del ragazzo, come per accarezzarlo, per ringraziarlo tacitamente che fosse stato per loro un angelo tutelare, per dimostrargli la compassione che sentivano dell'angoscia da lui sofferta e del pericolo corso per la loro salvezza, e quasi per chiedergliene scusa. «Ora torna a casa, perché i tuoi non abbiano a star più in pena per te», gli disse Agnese, e rammentandosi delle due parpagliole promesse, se ne levò quattro di tasca e gliene diede, aggiungendo: «Basta, prega il Signore che ci rivediamo presto, e allora...» Renzo gli diede una berlinga nuova e gli raccomandò molto di non dir nulla della commissione avuta del frate. Lucia l'accarezzò di nuovo, lo salutò con voce accorata. Il ragazzo li salutò tutti, intenerito, e tornò indietro. Quelli ripresero la loro strada tutti pensierosi, le donne innanzi e Renzo dietro come per guardia. Lucia stava stretta al braccio della madre e scansava dolcemente con destrezza l'aiuto che il giovane le offriva nei passi malgevoli di quel viaggio fuori di strada. Vergognosa in sé, anche in tale turbamento, di essere già stata tanto sola con lui e tanto familiarmente, quando si aspettava di divenire sua moglie tra pochi momenti. Ora, svanito così dolorosamente quel sogno, si pentiva di essere andato troppo avanti e, tra tante cagioni di tremare, tremava anche per quel pudore che non nasce dalla trista scienza del male, per quel pudore che ignora se stesso, somigliante alla paura del fanciullo che trema nelle tenebre senza sapere di che. «E la casa?» disse un tratto Agnese, ma, per quanto la domanda fosse importante, nessuno rispose, perché nessuno poteva darle una risposta soddisfacente. Continuarono in silenzio la loro strada e poco dopo sboccarono finalmente sulla piazzetta davanti alla chiesa del convento. Renzo si affacciò alla porta e la sospinse bel bello. La porta di fatto si aprì e la luna, entrando per lo spiraglio, illuminò la faccia pallida e la barba d'argento del padre Cristoforo, che stava quivi, ritto in aspettativa. Viste che non ci mancava nessuno, Dio sia benedetto, disse, e fece il loro cenno che entrassero. Accanto a lui stava un altro cappuccino ed era il laico sagrestano che egli, con preghiere e con ragioni, aveva persuaso a vegliare con lui, a lasciare socchiusa la porta e a starci di sentinella per accogliere quei poveri minacciati. E non si chiedeva nemmeno dell'autorità del padre, della sua fama di santo, per ottenere dal laico una condiscendenza incomoda, pericolosa e irregolare. Entrati che furono, il padre Cristoforo riaccostò la porta adagio adagio. Allora il sagrestano non poté più reggere e, chiamato il padre da una parte, gli andava sussurrando all'orecchio: «Ma padre, padre, di notte, in chiesa, con donne, chiudere la regola, ma padre!» E tentennava la testa mentre diceva stentatamente quelle parole. «Vedete un poco», pensava il padre Cristoforo, «se fosse un masnadiero inseguito, Fra Fazio non gli farebbe una difficoltà al mondo, e una povera innocente che scappa dagli artigli del lupo...» «Omnia munda mundis», disse poi voltandosi d'un tratto a Fra Fazio e dimenticando che questo non intendeva il latino. Ma una tale dimenticanza fu appunto quella che fece l'effetto.
padre si fosse messo a questionare con ragioni, a Fra Fazio non sarebbero mancate altre ragioni da opporre. E sa il cielo quando e come la cosa sarebbe finita. Ma al sentir quelle parole gravide di un senso misterioso e proferite così risolutamente, gli parve che in quelle dovesse contenersi la soluzione di tutti i suoi dubbi. S'acquietò e disse: «Basta, lei ne sa più di me». «Fidatevi pure», rispose il padre Cristoforo, e all'incerto chiarore della lampada che ardeva davanti all'altare s'accostò ai ricoverati, i quali stavano sospesi aspettando, e disse loro: «Figlioli, ringraziate il Signore che vi ha scampati da un gran pericolo. Forse in questo momento...» E qui si mise a spiegare ciò che aveva fatto accennare dal piccolo messo, giacché non sospettava che essi ne sapessero più di lui e supponeva che Menico li avesse trovati tranquilli in casa prima che arrivassero i malandrini. Nessuno lo disingannò, nemmeno Lucia, la quale però sentiva un rimorso segreto di una tale dissimulazione con un tal uomo. Ma era la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. «Dopo di ciò», continuò egli, «vedete bene, figlioli, che ora questo paese non è sicuro per voi, è il vostro. Ci siete nati, non avete fatto male a nessuno, ma Dio vuole così. È una prova, figlioli. Sopportatela con pazienza, con fiducia, senza odio, e siate sicuri che verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciò che ora accade. Io ho pensato a trovarvi un rifugio per questi primi momenti. Presto, io spero, potrete ritornare sicuri a casa vostra. A ogni modo Dio vi provvederà per il vostro meglio. E io, certo, mi studierò di non mancare alla grazia che mi fa, scegliendomi per suo ministro, nel servizio di voi, suoi poveri cari tribolati. Voi», continuò volgendosi alle due donne, «potrete fermarvi a... là sarete abbastanza fuori da ogni pericolo e nello stesso tempo non troppo lontane da casa vostra. Cercate del nostro convento, fate chiamare il padre guardiano, dategli questa lettera, sarà per voi un altro Fra Cristoforo. E anche tu, il mio Renzo, anche tu devi metterti per ora in salvo dalla rabbia degli altri e dalla tua. Porta questa lettera al padre Bonaventura da Lodi, nel nostro convento di Porto Orientale in Milano. Egli ti farà da padre, ti guiderà, ti troverà del lavoro, perfinché tu non possa tornare a vivere qui tranquillamente. Andate alla riva del lago, vicino allo sbocco del Bione, è un torrente a pochi passi da Pescarenico. Lì vedrete un battello fermo, direte: barca, vi sarà domandato per chi, risponderete: San Francesco. La barca vi riceverà, vi trasporterà all'altra riva, dove troverete un baroccio che vi condurrà addirittura fino a... Chi domandasse come Fra Cristoforo avesse così subito a sua disposizione quei mezzi di trasporto per acqua e per terra, farebbe vedere di non conoscere quale fosse il potere di un cappuccino tenuto in concetto di santo. Restava da pensare alla custodia delle case. Il padre ne ricevette le chiavi, incaricandosi di consegnarle a quelli che Renzo e Agnese gli indicarono. Quest'ultima, levandosi di tasca la sua,
mise un gran sospiro, pensando che in quel momento la casa era aperta, che c'era stato il diavolo e chissà cosa ci rimaneva da custodire. «Prima che partiate», disse il padre, «preghiamo tutti insieme il Signore perché sia con voi, in codesto viaggio e sempre, e soprattutto vi dia forza, vi dia amore di volere ciò che Egli ha voluto». Così dicendo si inginocchiò nel mezzo della chiesa e tutti fecero lo stesso. Dopo che ebbero pregato alcuni momenti in silenzio, il padre, con voce sommessa ma distinta, articolò queste parole: «Noi vi preghiamo ancora per quel poveretto che ci ha condotto a questo passo. Noi saremmo indegni della vostra misericordia se non ve la chiedessimo di cuore per lui, ne ha tanto bisogno. Noi, nella nostra tribolazione, abbiamo questo conforto, che siamo nella strada dove ci avete messo voi. Possiamo offrirvi i nostri guai e diventano un guadagno. Ma lui è vostro nemico. Oh, disgraziato, compete con voi. Abbiate pietà di lui, oh Signore. Toccategli il cuore, rendetelo vostro amico, concedetegli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi». Alzatosi poi, come in fretta, disse: «Via, via, figliuoli, non c'è tempo da perdere. Dio vi guardi, il suo angelo vi accompagni, andate». E mentre si avviavano con quella commozione che non trova parole e che si manifesta senza di esse, il padre soggiunse con voce alterata: «Il cuore mio mi dice che ci rivedremo presto». Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma che sa il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto. Senza aspettare risposta, Fra Cristoforo andò verso la sagrestia. I viaggiatori uscirono di chiesa e Fra Fazio chiuse la porta dando loro un addio, con la voce alterata anche lui. Essi s'avviarono zitti zitti alla riva che era stata loro indicata. Videro il battello pronto e, data e barattata la parola, c'entrarono. Il barcaiolo, puntando un remo alla proda, se ne staccò. Afferrato poi l'altro remo e vogando a due braccia, prese il largo verso la spiaggia opposta. Non tirava un alito di vento. Il lago giaceva liscio e piano e sarebbe parso immobile se non fosse stato il tremolare e l'ondeggiar leggero della luna che vi si specchiava da mezzo il cielo. S'udiva soltanto il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del Lido, il gorgoglio più lontano dell'acqua rotta tra le pile del ponte e il tonfo misurato di quei due remi che tagliavano la superficie azzurra del lago, uscivano a un colpo grondanti e si rituffavano. L'onda segata dalla barca, riunendosi dietro la poppa, segnava una striscia increspata che s'andava allontanando dal Lido. I passeggeri silenziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i monti e il paese rischiarato dalla luna e variato qua e là di grand'ombre. Si distinguevano villaggi, le case, le capanne. Il palazzotto di Don Rodrigo, con la sua torre piatta, elevato sopra le casucce ammucchiate alle falde del promontorio, pareva un feroce che, ritto nelle tenebre, in mezzo a una compagnia di addormentati, vegliasse meditando un delitto. Lucia lo vide. Era brividì. Scese con l'occhio giù per la china, fino al suo paesello, guardò fisso all'estremità, scoprì la sua casetta, scoprì la chioma folta del fico che sopravanzava al muro del cortile, scoprì la finestra della sua camera e, seduta com'era nel fondo della barca, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte come per dormire e pianse segretamente.
Addio, monti sorgenti dalle acque ed elevati al cielo, cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari, torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche, ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Addio, quanto è tristo il passo di chi cresciuto tra voi se ne allontana, alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si meraviglia di essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più si avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco, da quell'ampiezza uniforme. L'aria gli par gravosa e morta, si inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose. Le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro, e davanti agli edifici ammirati dallo straniero pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà tornando ricco ai suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo, chi aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire e se ne è sbalzato lontano da una forza perversa, chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno. Addio, casa natia, dove sedendo con un pensiero occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo. Addio, chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande. Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini, mentre la barca li andava avvicinando alla riva destra dell'Adda. Come un branco di segugi, dopo aver inseguita invano una lepre, tornano mortificati verso il padrone coi musi bassi e con le code ciondoloni, così in quella scompigliata notte tornavano i bravi al palazzotto di Don Rodrigo. Egli camminava innanzi e indietro al buio per una stanzaccia disabitata dell'ultimo piano che rispondeva sulla spianata. Ogni tanto si fermava, tendeva l'orecchio, guardava dalle fessure delle imposte interlate, pieno di impazienza e non privo di inquietudine, non solo per l'incertezza della riuscita, ma anche per le conseguenze possibili, perché era la più grossa e la più arrischiata a cui il bravo uomo avesse ancor messo mano. S'andava però rassicurando col pensiero delle precauzioni prese per distruggere gli indizi, se non i sospetti. In quanto ai sospetti, pensava, me ne rido. Vorrei un po' sapere chi sarà quel voglioso che venga quassù a vedere se c'è o non c'è una ragazza. Venga, venga quel tanghero, che sarà ben ricevuto. Venga il frate, venga. La vecchia? Vada a Bergamo la vecchia. La giustizia? Fa la giustizia. Il podestà non è un ragazzo né un matto. E a Milano? Chi si cura di costoro a Milano? Chi gli darebbe retta? Chissà che ci siano.
sono come gente sperduta sulla terra, non hanno neanche un padrone, gente di nessuno. Via, via, niente paura. Come rimarrà Attilio domattina? Vedrà, vedrà, si o fociarle o fatti. E poi, se mai nascesse qualche broglio, che so io, qualche nemico che volesse cogliere questa occasione, anche Attilio saprà consigliarmi. C'è impegnato l'onore di tutto il parentale. Ma il pensiero sul quale si fermava di più, perché in esso trovava insieme un acquietamento dei dubbi e un pascolo alla passione principale, era il pensiero delle lusinghe, delle promesse che adoprebbe per avvenire Lucia. Avrà tanta paura di trovarsi qui sola, in mezzo a costoro, a queste facce, che il viso più umano qui sono io, per Bacco, che dovrà ricorrere a me. Toccherà a lei piangere, pregare, e se prega. Mentre fa questi bei conti, sente un calpestio. Va alla finestra, apre un poco, fa capolino. Sono loro! E la bussola? Diavolo! Dov'è la bussola? 3, 5, 8, ci sono tutti, c'è anche il griso. La bussola non c'è! Diavolo! Diavolo! Il griso me ne renderà conto. Entrati che furono, il griso posò in un angolo d'una stanza terrena il suo bordone, posò il cappellaccio e il sarrocchino e, come richiedeva la sua carica, che in quel momento nessuno gli invidiava, salì a render conto a Don Rodrigo. Questo l'aspettava in cima alla scala e, vistolo apparire con quella goffa e sguaiata presenza del birbone deluso, ebbene, gli disse o gli gridò: signor Spaccone, signor Capitano, signor lasci fare a me. «L'è dura», rispose il griso, restando con un piede sul primo scalino. «L'è dura di ricevere dei rimproveri, dopo aver lavorato fedelmente e cercato di fare il proprio dovere e arrischiata anche la pelle». «Com'è andata? Sentiremo, sentiremo», disse Don Rodrigo. E s'avviò verso la sua camera, dove il griso lo seguì, e fece subito la relazione di ciò che aveva disposto, fatto, veduto e non veduto, sentito, temuto, riparato. E la fece con quell'ordine, con quella confusione, con quella dubbiezza e con quello sbalordimento che dovevano per forza regnare insieme nelle sue idee. «Tu non hai torto e ti sei portato bene», disse Don Rodrigo. «Hai fatto quello che si poteva, ma che sotto questo tetto ci fosse una spia? Se c'è, se lo arrivo a scoprire, e lo scopriremo, se c'è, te l'accomodo io, ti so dir io, griso, che lo concio per il dì delle feste». «Anche a me, signore», disse il griso, «è passato per la mente un tal sospetto, e se fosse vero, se si venisse a scoprire un birbone di questa sorte, il signor padrone lo deve mettere nelle mie mani, uno che si fosse preso il divertimento di farmi passare una notte come questa. Toccherebbe a me pagarlo, però da varie cose mi è parso di poter rilevare che ci deve essere qualche altro intrigo che per ora non si può capire. Domani, signore, domani se ne verrà in chiaro. Non siete stati riconosciuti almeno?» Il griso rispose che sperava di no. E la conclusione del discorso fu che Don Rodrigo gli ordinò per il giorno dopo tre cose che colui avrebbe saputo ben pensare anche da sé. Spedire la mattina presto due uomini a fare al console quella tale intimazione che fu poi fatta come abbiamo veduto. Due altri al casolare a far la ronda per tenere lontano ogni ozioso che mi capitasse e sottrarre a ogni sguardo la bussola fino alla notte prossima in cui si manderebbe a prenderla. Giacché per allora non conveniva fare altri movimenti da dar sospetto. Andar poi lui e mandare anche altri, dei più disinvolti e di buona testa, a mescolarsi con la gente per scovar qualcosa intorno all'imbroglio di quella notte. Dati tali ordini, Don Rodrigo se ne andò a dormire e ci lasciò andare anche il griso,
congedandolo con molte lodi, dalle quali traspariva evidentemente l'intenzione di risarcirlo degli improperi precipitati coi quali l'aveva accolto. «Va a dormire, povero Griso, che tu ne devi aver bisogno, povero Griso, in faccende tutto il giorno, in faccende mezza la notte, senza contare il pericolo di cadere sotto l'unghia dei villani o di buscarti una taglia per rapto di donna onesta, per giunta di quelle che hai già addosso, e poi essere ricevuto in quella maniera. Ma così pagano spesso gli uomini. Tu però hai potuto vedere in questa circostanza che qualche volta la giustizia, se non arriva alla prima, arriva o presto o tardi anche in questo mondo. Va a dormire per ora, che un giorno avrai forse a somministrarcene un'altra prova e più notabile di questa». La mattina seguente il Griso era di nuovo in faccende quando Don Rodrigo s'alzò. Questo cercò subito del conte Attilio, il quale, vedendolo spuntare, fece un viso e un atto canzonatorio e gli gridò: «San Martino!» «Non so cosa vi dire», rispose Don Rodrigo arrivandogli accanto. «Pagherò la scommessa, ma non è questo quel che più mi scotta. Non v'avevo detto nulla perché, lo confesso, pensavo di farvi rimanere stamattina. Ma basta, ora vi racconterò tutto. Ci ha messo uno zampino quel frate in quest'affare», disse il cugino, dopo aver sentito tutto, con più serietà che non si sarebbe aspettato da un cervello così balzano. «Quel frate», continuò, «con quel suo fare di gatta morta e con quelle sue proposizioni sciocche. Io l'ho per un drittone e per un impiccione. E voi non vi siete fidato di me, non mi avete mai detto chiaro cosa sia venuto qui a impastocchiarvi l'altro giorno». Don Rodrigo riferì il dialogo. «E voi avete avuto tanta sofferenza?» esclamò il conte Attilio. «E l'avete lasciato andare come era venuto? Ma che volevate? Ch'io mi tirassi addosso tutti i cappuccini d'Italia?» «Non so», disse il conte Attilio, «se in quel momento mi sarei ricordato che ci fossero al mondo altri cappuccini che quel temerario birbante. Ma via, anche nelle regole della prudenza manca la maniera di prendersi soddisfazione anche di un cappuccino. Bisogna saper raddoppiare a tempo le gentilezze a tutto il corpo, e allora si può impunemente dare un carico di bastonate a un membro. Basta, ha scansato la punizione che gli stava più bene, ma lo prendo io sotto la mia protezione e voglio aver la consolazione di insegnargli come si parla co' pari nostri. Non mi fate peggio, fidatevi una volta che vi servirò da parente e da amico. Ma cosa pensate di fare? Non lo so ancora, ma lo servirò io di sicuro il frate. Ci penserò, e il signor conte zio del signor segreto è lui che mi deve fare il servizio. Caro signor conte zio, quanto mi diverto ogni volta che lo posso far lavorare per me, un politicone di quel calibro. Doman l'altro sarò a Milano e, in una maniera o in un'altra, il frate sarà servito». Ah, ok, quindi prendo il mio, non ti serve il mio. Che cos'è? Di cosa hai bisogno? Venne intanto la colazione, la quale non interruppe il discorso di un affare di importanza. Il conte Attilio ne parlava con disinvoltura e, sebbene ci prendesse quella parte che richiedeva la sua amicizia per il cugino e l'onore del nome comune, secondo le idee che aveva d'amicizia ed onore, pure ogni tanto non poteva tenersi di non ridere sotto i baffi di quella bella riuscita. Ma Don Rodrigo, che era in causa propria e che, credendo di far quietamente un gran colpo, era andato fallito con fracasso,
era agitato da passioni più gravi e distratto da pensieri più fastidiosi. Di belle ciarle, diceva, faranno quei mascalzoni, in tutto il contorno. Ma che mi importa? In quanto alla giustizia me ne rido, prove non ce n'è. Quando ce ne fosse me ne riderei ugualmente. A buon conto, ho fatto stamattina avvertire il console che guardi bene di non far deposizione dell'avvenuto. Non le seguirebbe nulla, ma le ciarle quando vanno in lungo mi seccano. E anche troppo che sia stato burlato così barbaramente. Avete fatto benissimo, rispondeva il conte Attilio. Codestro vostro podestà, gran caparbio, gran testa vuota, gran seccatore d'un podestà, e poi un galantuomo, un uomo che sa il suo dovere, e appunto, quando sa che fare con persone tali, bisogna aver più riguardo di non metterle in impiccio. Se un mascalzone di console fa una deposizione, il podestà, per quanto sia ben intenzionato, bisogna pure che... Ma voi, interruppe con un po' di stizza Don Rodrigo, voi guastate le mie faccende con quel vostro contraddirgli in tutto e dargli sulla voce, canzonarlo anche all'occorrenza. Che diavolo, che un podestà non possa essere bestia e ostinato quando ne rimanete un galantuomo. Sapete, cugino, disse guardandolo maravigliato il conte Attilio, sapete che incomincio a credere che abbiate un po' di paura. Mi prendete sul serio anche il podestà? Via, via, non avete detto voi stesso che bisogna tenerlo di conto? L'ho detto, e quando si tratta di un affare serio vi farò vedere che non sono un ragazzo. Sapete cosa mi basta d'animo di far per voi? Sono uomo di andare di persona a far visita al signor podestà. Ah, sarà contento dell'onore? E sono uomo da lasciarlo parlare per mezz'ora del conte Duca, del nostro signor castellano spagnolo, e da dargli ragione in tutto, anche quando ne dirà di quelle così massicce. Butterò poi là qualche parolina sul conte zio del consiglio segreto. E sapete che effetto fanno quelle paroline nell'orecchio del signor podestà. Alla fin dei conti ha più bisogno lui della nostra protezione che voi della sua condiscendenza. Farò di buono e ci anderò e ve lo lascerò meglio disposto che mai. Dopo queste e altre simili parole, il conte Attilio uscì per andare a caccia e Don Rodrigo stette aspettando con ansietà il ritorno del Griso. Venne costui finalmente sull'ora del desinare a far la sua relazione. Lo scompiglio di quella notte era stato tanto clamoroso. La sparizione di 3 persone da un paesello era un tale avvenimento che le ricerche, e per premura e per curiosità, dovevano naturalmente essere molte e calde e insistenti. E dall'altra parte gli informati di qualche cosa erano troppi per andare tutti d'accordo a tacer tutto. Perpetua non poteva farsi vedere sull'uscio che non fosse tempestata da quello e da quell'altro perché dicesse chi era stato a far quella gran paura al suo padrone. E Perpetua, ripensando a tutte le circostanze del fatto e raccapezzandosi finalmente che era stata infinocchiata da Agnese, sentiva tanta rabbia di quella perfidia che aveva proprio bisogno di un po' di sfogo. Non già che andasse a lamentarsi col terzo e col quarto della maniera tenuta per infinocchiar lei, su quello non fiatava. Ma il tiro fatto al suo povero padrone non lo poteva passare affatto sotto silenzio. E soprattutto, che un tiro tale fosse stato concertato e tentato da quel giovane dabbene, da quella buona vedova, da quella madonnina infilzata. Don Abbondio poteva ben comandarle risolutamente e pregarla cordialmente che stesse zitta. Lei poteva bene ripetergli che non faceva bisogno di suggerirle una cosa tanto chiara e tanto naturale. Certo è che un così gran segreto stava nel cuore della povera donna come in una botte vecchia e mal cerchiata un vino molto giovane che grilla e gorgoglia e ribolle e, se non manda il tappo per aria, gli geme all'intorno
e vien fuori in schiuma e trapela tra doga e doga e gocciola di qua e di là, tanto che uno può assaggiarlo e dire a un dipresso che vino è. Gervaso, a cui non pareva vero d'essere una volta più informato degli altri, a cui non pareva piccola gloria l'avere avuta una gran paura, a cui, per aver tenuto di mano a una cosa che puzzava di criminale, pareva d'esser diventato un uomo come gli altri, crepava di voglia di vantarsene. E quantunque Tonio, che pensava seriamente all'Inquisizione, ai processi possibili e al conto da rendere, gli comandasse con pugni sul viso di non dir nulla a nessuno, pure non ci fu verso di soffocargli in bocca ogni parola. Del resto Tonio, anche lui, dopo essere stato quella notte fuori di casa in ora insolita, tornandovi con un passo e con un sembiante insolito e con un'agitazione d'animo che lo disponeva alla sincerità, non poté dissimulare il fatto a sua moglie, la quale non era muta. Chi parlò meno fu Menico, perché appena ebbe raccontato ai genitori la storia e il motivo della sua spedizione, parve a questi una cosa così terribile che un loro figliolo avesse avuto parte a buttare all'aria un'impresa di Don Rodrigo, che quasi quasi non lasciarono finire al ragazzo il suo racconto. Gli fecero poi subito i più forti e minacciosi comandi che guardasse bene di non far neppure un cenno di nulla, e la mattina seguente, non parendo loro d'essersi abbastanza assicurati, risolvettero di tenerlo chiuso in casa per quel giorno e per qualche altro ancora. Ma che? Essi medesimi poi, chiacchierando con la gente del paese e senza voler mostrare di saperne più di loro, quando si veniva a quel punto oscuro della fuga dei nostri tre poveretti e del come, del perché e del dove, aggiungevano come cosa conosciuta che si erano rifugiati a Pescarenico. Così anche questa circostanza entrò nei discorsi comuni. Con tutti questi brani di notizie messe poi insieme, cuciti come s'usa, e con la frangia che ci si attacca naturalmente del cucire, c'era da fare una storia di una certezza e di una chiarezza tale da esserne pago ogni intelletto più critico. Ma quell'invasione dei bravi, accidente troppo grave e troppo rumoroso per essere lasciato fuori, e del quale nessuno aveva una conoscenza un po' positiva, quell'accidente era ciò che imbrogliava tutta la storia. Si mormorava il nome di Don Rodrigo, in questo andavano tutti d'accordo. Nel resto tutto era oscurità e congetture diverse. Si parlava molto dei due bravacci che erano stati veduti nella strada sul far della sera e dell'altro che stava sull'uscio dell'osteria. Ma che lume si poteva ricavare da questo fatto così asciutto? Si domandava bene all'oste chi era stato da lui la sera avanti, ma l'oste, a dargli retta, non si rammentava neppure se avesse veduto gente quella sera e badava a dire che l'osteria è un porto di mare. Soprattutto confondeva le teste e disordinava le congetture quel pellegrino veduto da Stefano e da Carlandrea, quel pellegrino che i malandrini volevano ammazzare e che se n'era andato con loro o che essi avevano portato via. Cos'era venuto a fare? Era un'anima del purgatorio comparsa per aiutare le donne? Era un'anima dannata da un pellegrino birbante e impostore che veniva sempre di notte a unirsi con chi facesse di quelle che lui aveva fatte vivendo? Era un pellegrino vivo e vero che coloro avevano voluto ammazzare per timor che gridasse e destasse il paese. Era, vedete un po' cosa si va a pensare, uno di quegli stessi malandrini travestito da pellegrino. Era questo, era quello, era tante cose che tutta la sagacità e l'esperienza del Griso non sarebbe bastata a scoprire chi fosse se il Griso avesse dovuto rilevare questa parte della storia da discorsi altrui. Bene, il tempo a disposizione è finito, ringrazio i lettori, ringrazio gli ascoltatori soprattutto che sono rimasti con pazienza, il capitolo va avanti e c'è la descrizione di Milano per restare in tema della geografia e del paesaggio, ma a questo punto sarà una lettura e un ripasso individuale.